Questa settimana a Focus Europa. Lo Stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker. L'Europa ha di nuovo il vento in poppa. Adesso ci troviamo nel quinto anno della ripresa economica, che finalmente sta arrivando ad ogni Stato membro. La crescita nell'Unione Europea ha superato la crescita degli Stati Uniti negli ultimi due anni. Adesso siamo a più del 2% per l'Unione nel suo insieme e al 2,2% per la zona monetaria, la zona euro. La disoccupazione è appunto più basso da 9 anni. Quasi 8 milioni di posti di lavoro sono stati creati nel corso di questo mandato. Con 235 milioni di persone che lavorano, sempre più persone sono occupate nell'Unione Europea. Però le istituzioni europee hanno svolto il proprio ruolo nel far cambiare il vento. Possiamo attribuirci il merito per il nostro piano di investimento europeo, che ha portato a 225 miliardi di euro di investimenti, ha concesso prestiti a più di 445 mila piccole imprese e a più di 270 progetti di infrastruttura. 10 anni dopo, la crescita, l'economia europea finalmente sta ridecollando. E con la crescita anche la nostra fiducia. I nostri 27 leader, il Parlamento e la Commissione, stanno rimettendo l'Europa al centro della nostra Unione e insieme stiamo rimettendo l'Unione al centro della nostra Unione. Innanzitutto vorrei che si rafforzasse il nostro programma commerciale europeo. L'Europa è aperta al commercio, sì, certo, però vi deve essere reciprocità. Occorrerà ottenere tanto quanto si dà. Il commercio non è un concetto astratto. Il commercio sono i posti di lavoro, sono nuove opportunità per le imprese europee, che siano piccole o grandi. Ogni miliardo di esportazioni in più rappresenta 14.000 posti di lavoro supplementari in Europa. Secondo, la Commissione vorrebbe rafforzare la nostra industria, vorrebbe renderla più competitiva. Questo vale soprattutto per quanto riguarda la nostra base industriale e i 32 milioni di lavoratori che ne costituiscono la colonna vertebrale. Sono loro che fabbricano i prodotti di eccellenza, le nostre macchine, ad esempio. Terzo, vorrei che l'Europa fosse all'avanguardia della lotta contro il cambiamento climatico. L'anno scorso abbiamo fissato delle norme climatiche globali con la ratifica dell'accordo di Parigi, proprio qui, in questa assemblea. Di fronte a un venir meno delle ambizioni di cui danno prova gli Stati Uniti, l'Europa dovrà migliorare il pianeta e questa parte inscindibile dell'umanità nel suo insieme. Adesso abbiamo un'opportunità, ma non rimarrà sempre a nostra disposizione. Quindi cerchiamo di sfruttare al massimo questo slancio, catturiamo questo vento nelle nostre vele. Un discorso rispetto all'anno scorso molto più di lunga visione. Non voglio dire ottimista, ma è un discorso emotivo, sentito, in cui il Presidente ha anche dato il suo contributo a quello che è il futuro dell'Unione, non soltanto lo stato attuale delle cose, quindi ha ricordato i progressi fatti, ha messo sul campo i principali dossier, si è impegnato su certe iniziative che adesso commenteremo, ma al tempo stesso ha voluto dare uno sguardo al futuro dell'Unione a 27 e a quello che accadrà nel 2019. La ripresa economica è stata chiaramente menzionata come il frutto anche, non possiamo prendercene tutto il merito ovviamente, ma anche delle politiche che abbiamo messo in atto, che hanno coniugato il rispetto delle regole
del patto di stabilità, con una flessibilità intelligente, applicata in modo intelligente, che ha permesso ai paesi di tornare su una strada di crescita economica, anche di riforme di crescita economica. Quindi continueremo di sicuro su questo cantiere ad impegnarci, così come continueremo ad impegnarci sul fronte della migrazione, dove il Presidente ha ricordato l'importante ruolo dell'Italia, ha fatto anche un applauso diretto al attuale Presidente del Consiglio, ma al tempo stesso ha ricordato tutti i fronti in cui l'Unione Europea ha iniziato a muoversi, dai compact con gli Stati africani alla strategia nel Mediterraneo, il fondo fiduciario appunto per l'Africa, ma anche la questione annosa del ricollocamento, quindi le quote dei migranti, e una politica che concili l'apertura, perché ha detto chiaramente che l'Europa non può diventare una fortezza, con lo Stato di diritto. Chi ha diritto rimane in Europa e chi non ha diritto deve ritornare, e al tempo stesso rendendosi conto che siamo un continente che ha bisogno delle migrazioni. Abbiamo presentato oggi questi 5 importanti pacchetti sulla cibersicurezza, sull'economia e l'economia dei dati, sulla industria 4.0, ma anche sul commercio internazionale e sulla democrazia, quindi una riforma, diciamo, anche interna alla Commissione. E queste sono proposte che staranno nel programma di lavoro 2018 della Commissione e che realisticamente vogliamo siano realizzate prima della fine del mandato di questa Commissione. Quest'estate siamo riusciti a controllare meglio anche la rotta del Mediterraneo centrale. Gli arrivi sono diminuiti dell'81% nel mese di agosto rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Quindi abbiamo ridotto notevolmente il numero di vite umane che sono state perse nel Mediterraneo. E vorrei rendere omaggio all'Italia per la sua perseveranza, per la sua generosità. Quest'estate, nei mesi estivi, la Commissione ancora ha lavorato in stretta cooperazione con il primo ministro italiano, il mio amico Paolo Gentiloni, e il suo governo. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, perché nel Mediterraneo l'Italia deve salvare l'onore dell'Europa. E direi anche un motivo piccolo forse, ma insomma, di orgoglio per le parole chiare e nette usate dal presidente Juncker nei confronti del nostro paese, personalmente nei confronti del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, definito un amico e anche unico leader europeo, che Juncker ha citato esplicitamente. Io direi un orgoglio che possiamo anche per una volta tanto coltivare, per quello che l'Italia ha fatto in mezzo a tante difficoltà, come lei diceva, forse anche a volte un po' isolata e controcorrente, ma anche con il sostegno di tanti amici poi in Europa e in altri paesi, e anche da parte delle istituzioni europee in alcuni frangenti. Però si deve fare di più, si deve fare di più anche a livello europeo. Juncker ha parlato, insomma, della necessità anche di avere degli strumenti più incisivi di governo dell'economia della zona euro in particolare, e questa è una strada sicuramente importante da incoraggiare. Ha parlato di un bilancio, ha parlato di un ruolo più importante del Parlamento nel controllo del sistema di governo della moneta unica. Maggiori strumenti per rilanciare la crescita sono sicuramente una grande priorità e devono continuare ad essere un assillo, direi quasi quotidiano. C'è una fase nuova, dobbiamo far sì veramente che quella che è stata chiamata una finestra di opportunità per un progresso complessivo sia spalancata fino in fondo e, come ha detto il presidente Juncker, circoli un'aria, un vento nuovo,
perché di questo veramente abbiamo bisogno. Ahimè, negli anni passati molto spesso ha avuto impatto quasi zero, no? I discorsi, diciamo così, del palazzo, come vengono percepiti dall'opinione pubblica, impatto quasi zero sulle persone comuni. Certo è che invece sulle persone comuni impatta tutti i giorni appunto il problema o l'opportunità, insomma, delle migrazioni, e certamente da italiana sono stata felice di sentire in quell'aula stracolma di persone il richiamo all'Italia, che ha detto testualmente Juncker salva l'onore dell'Europa. Pensiamo insomma a quante persone sono state salvate nel Mediterraneo. Al tempo stesso però sarebbe, diciamo, superficiale limitarci ad applaudire il ruolo del nostro paese e in generale a essere troppo ottimisti sul ruolo dell'Europa, perché quello che io ho detto poco fa citando l'alluvione di Livorno, e ho detto quando si tombano i fiumi, no? Poi se piove un po' più forte l'acqua prende corsi non immaginabili. Ecco, lo stesso avviene con le migrazioni. Quando si tombano dei canali, si corre il rischio che i canali che poi inevitabilmente le migrazioni trovano, le persone, gli esseri umani cercano, siano ancora più pericolosi. Mi riferisco al fatto che sono, ad esempio, arrivate in maniera assolutamente rischiosissima dalla Turchia solo in questo ultimo weekend 750 persone a Lesbo. Stanno arrivando verso i porti della Romania attraverso appunto sempre la rotta orientale, oppure agli sbarchi fantasma di quest'estate in Sicilia, in provincia di Agrigento, per non parlare della Spagna che negli ultimi due mesi ha avuto un incremento del 300% delle migrazioni che arrivano via Marocco. C'è da dire che secondo me facciamo una pessima figura nei confronti proprio del mondo, perché ci riempiamo la bocca, io aggiungo giustamente, dei nostri valori, valori che oggi Juncker ha ricordato, lo Stato di diritto, l'uguaglianza, la solidarietà, però poi questi valori devono essere riempiti, non possono rimanere scatole vuote. La solidarietà non è soltanto un richiamo ideale, quasi poetico, è scritta nei trattati fondativi dell'Unione Europea, ed è se alcuni stati, nonostante abbiano visto il loro ricorso respinto dalla Corte Europea sulla ricollocazione dei migranti, continuano ad essere impermeabili a questi richiami, bisognerà prendere dei provvedimenti. Noi abbiamo bisogno di un ministro europeo dell'economia e delle finanze che possa favorire delle riforme strutturali nei nostri stati membri. Si potrà basare fra l'altro sui lavori compiuti dalla Commissione dal 2015 proprio per permettere queste riforme strutturali. Tutti questo ministro delle finanze dovrebbe coordinare tutti gli strumenti finanziari dell'Unione Europea, anche per cercare di evitare che uno Stato membro venga colpito dalla recessione o da una crisi fondamentale. E questo discorso, che è l'ultimo discorso ancora con possibilità di attuare in azione programmatica della Commissione le idee, poteva essere anche l'occasione per disegnare un percorso dell'Europa di domani, quindi non indicare ovviamente delle misure immediate che poi richiedono procedure complesse, modifiche trattati eccetera, però un percorso di un'Europa di domani che non può che essere di prospettiva e di respiro federale. Allora noi abbiamo sentito degli elementi coerenti con questo disegno e forse è mancato, ma probabilmente si è trattato di una scelta anche volontaria di posizionamento politico, il disegno, quelle tappe, quella tracciare una via che tante volte l'Europa ha fatto nei decenni passati. La fase che sta vivendo l'Europa, come ha sottolineato Jean-Claude Juncker, è una fase positiva, finalmente, dopo tanti anni, quasi un decennio di crisi pesantissima in attesa che ha flagellato le persone, oltre che le economie degli stati e delle imprese a livello europeo. C'è una fase positiva. Lui ha detto più volte, è in queste fasi positive che bisogna fare qualche cosa per il domani. C'è stato il riferimento a un suo assenso all'idea di dotare l'Unione Europea di una sorta di ministro delle finanze, di ministro del tesoro, poi lì le terminologie variano ovviamente a seconda delle lingue, ma per situarlo in terminologia italiana. Ha anche detto con chiarezza il Presidente della Commissione Europea che questa figura deve costituire un'evoluzione dell'attuale commissario che si occupa dell'economia. La Commissione può pensare politico, potrebbe pensare anche di più politico,
politico, dovrebbe forse in questo caso porsi la questione di quella componente ancora di regolatore, ancora di organismo molto tecnico e tecnocratico che si porta presso. È un altro dei grandi cantieri che vanno affrontati nella riforma inevitabile dell'Europa. Mentre volgiamo lo sguardo verso il futuro, non possiamo farci dirottare. Insieme abbiamo stabilito l'obiettivo di completare un'unione dell'energia, un'unione della sicurezza, un'unione dei mercati dei capitali, un'unione bancaria e un mercato unico digitale. E insieme abbiamo percorso già una parte della strada. Come ha confermato il Parlamento, la Commissione ha già presentato l'80% delle proposte che erano state promesse all'inizio del nostro mandato. Adesso dobbiamo lavorare insieme in modo tale che queste proposte diventino atti legislativi e che questi atti si concretino nella pratica. Noi stiamo facendo per esempio una serie di cose che sono dall'identità digitale ai pagamenti elettronici nella pubblica amministrazione. Abbiamo fatto la fatturazione elettronica, che sono tutti elementi che danno sicuramente un'efficienza di processo, però sono anche elementi centrali che quindi controlliamo e che verifichiamo con una cura ovviamente maggiore di singole soluzioni che vengono fatte dalle singole amministrazioni e che garantiscono quindi al cittadino di incominciare ad avere quelle infrastrutture sostanzialmente sicure su cui appoggiare poi le proprie transazioni. Come diceva anche il Presidente, uno non si può star fermi e quindi dobbiamo capire dove va il mondo, e quindi qui c'è una prima valenza che è quella di studio, cioè abbiamo cercato di mettere intorno al tavolo gli esperti italiani per fare un punto e darci un punto di partenza, e questo secondo me è già un valore. Secondo elemento, noi oggi stiamo, come diceva, lavorando su una serie di progetti che stanno facendoci fare quel passaggio in avanti, non ultimo il fatto che siamo entrati nei paesi sostanzialmente sempre indietro rispetto alle classifiche, ma se non altro dei fast mover, cioè quelli che si stanno muovendo più velocemente della media. Allora, però, per fare questo dobbiamo essere sicuri che la nostra progettualità sia sempre alimentata. Quindi se non incominciamo a pensare al domani, è chiaro che quando avremo finito i progetti di oggi non sapremo cosa fare. Da qui la task force per l'intelligenza artificiale. Terzo tema che ritengo fondamentale e che secondo me si chiude anche con quello che diceva oggi il Presidente: nelle progettualità che già oggi abbiamo si innestino degli elementi di novità, perché chiaramente siccome noi stiamo pensando a progetti paese che quindi hanno un'ampiezza e una durata in termini di tempo che sono ovviamente superiori a un progetto che si può fare così in una realtà privata che deve semplicemente, che non so, fare un nuovo sito, una cosa di questo genere, allora è chiaro che noi dobbiamo fare in modo che i progetti che siamo partiti ieri non diventino vecchi nel corso della loro esecuzione, e quindi abbiamo bisogno di nuova linfa e nuove idee anche sulla cosa.